Un'occasione di riscatto e di rinascita per Taranto. Nasce da questo forte desiderio la candidatura del capoluogo ionico ai Giochi del Mediterraneo 2025. È stato infatti costituito il comitato promotore nell'ambito del piano strategico promosso dalla Regione Puglia e dal Comune di Taranto per contribuire a definire una nuova visione di sviluppo ecosostenibile della città e dell'intero territorio ionico. I Giochi nel Mediterraneo sono una sorta di obiettivo che ci poniamo, perché Taranto ovviamente non deve pensare solo ai problemi che ha, ma deve anche ricominciare a vivere come tutte le altre città del mondo. Deve avere davanti certamente i suoi punti di crisi, ma deve avere anche davanti i suoi obiettivi. Uno di questi è fare di Taranto, grazie alla sua bellezza straordinaria, una città attrattiva. E a qualcuno potrà sembrare impossibile. D'altra parte succedeva la stessa cosa a molte città della Puglia, compresa quella dove sono nato io, che solo pochi anni fa sembrava un posto dove era impossibile uscire vivi dai borghi antichi, dalle periferie, e adesso in pochi anni è cambiato tutto. Taranto ha ancora più energia delle altre città pugliesi, perché la sua rabbia è ancora più forte, però noi sappiamo che una grande kermesse sportiva, che peraltro ci consentirebbe di parlare anche dei rapporti con i tanti paesi del Mediterraneo. Taranto è già stata una capitale del Mediterraneo e può esserlo ancora in futuro. Noi stiamo lavorando, questa proposta di candidatura nasce in un processo, diciamo, abbastanza complesso e basato sul piano strategico, cioè sulla volontà di dare a Taranto e tutto il suo territorio una prospettiva di sviluppo che sia degna della storia e delle potenzialità di Taranto, e devono essere basate essenzialmente sul mare, la blue economy, la storia, la Magna Grecia, tutte le potenzialità che Taranto ha dal punto di vista storico-culturale.